Che cos'è la sordità rinogina? Quali sono i sintomi principali e come è possibile curarla? Cerchiamo di capire meglio questa patologia che tra l'altro riduce la capacità uditiva di chi ne soffre e cerchiamo anche di capire come è possibile contrastare proprio l'infiammazione che la provoca. Per fare questo siamo con la dottoressa Raffaella Riggio, otorinolaringoiatra che esercita alle Terme di Castel San Pietro. Benvenuti a Terme 33, la rubrica che consente di trovare il modo più semplice ma anche più naturale per migliorare la propria salute e, perché no, anche la propria qualità di vita. Dottoressa Riggio, che cos'è la sordità rinogina? Come si manifesta? La sordità rinogena è una patologia infiammatoria dell'orecchio medio caratterizzata dalla presenza di un versamento endotimpanico di natura catarrale. Viene definita sordità rinogena perché il sintomo prevalente è la sordità, un'ipoacusia di tipo trasmissionale che si manifesta dopo ripetuti e ricorrenti episodi di raffreddamento. Questo perché? Perché l'orecchio medio è in stretta correlazione con il naso e precisamente con la porzione posteriore del naso, la zona rinofaringea, mediante la tuba di Eustachio, che è un canale virtuale a pareti collassate che ha la funzione di ventilare l'orecchio medio, di drenare le secrezioni dell'orecchio medio verso la zona rinofaringea e di difesa. Queste tre funzioni sono molto importanti per il buon funzionamento dell'orecchio medio, perché se insufficienti lo predispongono a ripetute e ricorrenti infezioni. Qual è l'età media, se non altro, in cui insorge più frequentemente la sordità rinogena? Beh, può coinvolgere tutte le età, sicuramente molto frequente in età pediatrica, soprattutto nell'infanzia e in età scolare. Direi che quando insorge in età nell'infanzia, soprattutto nei bambini più piccoli, può determinare un ritardo del linguaggio. In età scolare invece si manifesta con svogliatezza e irrequietezza del bambino. I nostri piccoli pazienti giungono alla nostra osservazione proprio su segnalazione del genitore o dell'insegnante di riferimento. La mamma mi riferisce che il bambino tende ad urlare, che tende a guardare la televisione e i cartoni ad un volume molto alto, si fa ripetere le frasi. E invece l'insegnante generalmente riferisce lo scolaro poco attento, svogliato, sbaglia i dettati, sbaglia le consonanti. Quindi è importante individuare questa patologia perché non si tratta né di svogliatezza né di poca attenzione. È un bambino che ha una sordità e che manifesta in questo modo la sua difficoltà. Più che altro una patologia che poi può inficiare anche nelle relazioni interpersonali. Assolutamente, assolutamente. Quindi Questo ci vuole avviene anche un appoggio anche. psicologico. Questo è importante sia in età scolare, ma può avvenire anche per gli adulti e soprattutto per gli anziani. Anche gli anziani vivono un problema perché spesso sono anziani che portatori di protesi acustiche, hanno già un calo dell'udito legato a una ipoacusia neurosensoriale legata alla presbiacusia, quindi a un difetto fisiologico di calo dell'udito. Ecco, anche loro hanno dei grossi problemi, si isolano, non sono più partecipi alla vita della famiglia, quindi non seguono più i propri nipotini. Quindi è fondamentale individuare la sordità rinogena e trattarla per evitarne una cronicità. Ecco, come si identifica? In sostanza, come viene diagnosticata? La diagnosi è otorinolaringoiatrica, quindi il paziente giunge nei nostri ambulatori, viene eseguita la visita otorinolaringoiatrica con l'otoscopia, quindi la visione dell'orecchio medio. In trasparenza si vede la presenza, si obiettivizza la presenza del versamento endotimpanico. È fondamentale terminare la visita otorino con la valutazione della zona rinofaringea, perché bisogna escludere patologie che possono giustificare questa patologia, quindi la sordità rinogena. E quindi nei bambini la presenza di vegetazioni adenoidee sono classiche ed è spesso l'infiammazione del tessuto adenoideo che rende possibile la sordità rinogena. Negli adulti ci possono essere delle neoformazioni rinofaringee che vanno individuate e trattate. Ecco, lei prima parlava di versamento. Esattamente di che cosa si tratta? Perché non tutti sono tecnici della materia, ci sono alcune terminologie che forse si fa un po' fatica a comprendere. È la presenza di secrezione sierosa, sieromucosa o catarrale nell'orecchio medio, quindi è un liquido che dal naso, tramite il naso, quindi in seguito a forme di raffreddamento, il classico raffreddore, si insinua tramite la tuba nell'orecchio medio e lì permane, quindi permanendo determina la sordità.
È una predisposizione che il soggetto ha o può derivare anche, la sordità rinogena può derivare anche da familiarità? Allora, la predisposizione può avvenire in pazienti che hanno delle patologie che facilmente creano la forma di raffreddamento, quindi una forma allergica, che quindi crea infiammazione delle mucose, quindi possibilità di determinare l'ingresso di secrezione sierosa nell'orecchio medio. Alterazioni ereditarie delle fosse nasali, deviazioni settali o altre patologie che possono essere di natura ereditaria e che possono condizionare Possono anche favorire il possono sorgere. favorire questo versamento. Quali sono le terapie indicate per la sordità rinogena? Se non altro quelle che per la sua esperienza lei ha visto che hanno maggiori risultati. Allora, le cure termali svolgono un'ottima funzione come terapia di prevenzione e di cura della sordità rinogena. La terapia fondamentale ha due scopi, bonificare l'orecchio medio e ridurre la ricorrenza delle forme di raffreddamento. In questo caso la crenoterapia, quindi la terapia con acqua termale, riesce a risolvere entrambe le due funzioni. Bonificare l'orecchio medio è la regola numero uno, quindi la cura viene eseguita con insufflazioni o cateterismi tubarici. Le insufflazioni sono una metodica diretta di areazione dell'orecchio mediante l'utilizzo di un catetere nasale. Vengono infatti eseguiti, vengono anche definiti anche cateterismi tubarici. Questo catetere viene introdotto nella fossa nasale, viene spinto verso la zona rinofaringea, orientata in corrispondenza dell'orifizio di sbocco della tuba di Eustachio, e si insuffla aria solfurea direttamente nell'orecchio medio, con la finalità di ventilazione dell'orecchio medio, drenaggio delle sue secrezioni e bonifica della cassa timpanica, quindi ripristino della funzione dell'orecchio medio. Nei bambini più piccoli o negli adulti che hanno difficoltà a fare le insufflazioni, abbiamo i polizzar crenoterapici, che sono una metodica indiretta di areazione dell'orecchio mediante gli atti deglutitori. La cura per sordità rinogena è prevalentemente solfurea. L'idrogeno solforato ha proprio una funzione, ha proprietà anticatarrali di fluidificazione delle secrezioni e di rigenerazione dell'epitelio. Quindi tutte cure comunque che si possono ovviamente trovare al termine di Castel San Pietro, si tratta di cure cicliche? Sono cicli di Di quanti? 12 giorni. La 12 cura per giorni. sordità rinogena prevede una durata di 12 giorni consecutivi. Alle insufflazioni o polizzar, che sono proprio principe per la bonifica dell'orecchio medio, eseguiamo cure inalatorie di preparazione all'insufflazione stessa. Quindi facciamo le irrigazioni, eseguiamo le irrigazioni odocimicronizzate perché dobbiamo ripulire le fosse nasali, perché la patologia parte da una problematica nasale, per cui bonificare le fosse nasali, ripulirle e medicarle è lo scopo principale. La consecutività, quindi il fatto di eseguirle il più consecutivamente possibile, stimola il sistema immunitario. Quindi i pazienti, nella loro consecutività, oltre a giovare per un trattamento curativo, hanno anche una funzione preventiva come trattamento alle terme di Castel San Pietro. Quindi la stimolazione del sistema immunitario fa sì che il paziente sia meno suscettibile alle flogosi ricorrenti. E quindi il nostro scopo è eseguire un ciclo una volta all'anno, proprio con la finalità di prevenzione. Quindi un solo ciclo all'anno. Allora, generalmente se il paziente ha un completo recupero, il consiglio è di eseguire una volta all'anno, anche in pieno benessere, il ciclo per sordità rinogena. I nostri pazienti, quando giungono per eseguire il ciclo, eseguono la visita otorinolaringoiatrica, un esame audioimpedenziometrico che ci attesta il grado di sordità e l'eventuale miglioramento a fine cura del trattamento. C'è una preferenza stagionale per questo tipo di cure? Allora, il trattamento termale deve essere eseguito in pieno benessere, per cui il paziente deve eseguire il ciclo in una fase di benessere. Nei bambini generalmente privilegiamo il periodo dopo la scuola, quindi maggio-giugno o eventualmente i primi di settembre.
prendere poco prima di incominciare, di intraprendere il periodo di scuola. Quindi si guarda più alla situazione psicologica ed emotiva che alla stagionalità intesa come estate, inverno, primavera o altro. Cioè si intende più che altro proprio il momento in cui favorevole. Il soggetto è più può essere più predisposto. Sì, sì. Allora il periodo migliore nei bambini in effetti è il periodo estivo, perché non sono a contatto con altri bambini, si raffreddano meno, quindi è un periodo in cui il trattamento termale può essere eseguito con regolarità e nei 12 giorni consecutivi. E nei pazienti adulti o anche nei bambini che hanno necessità di 2 cicli all'anno, allora si preferisce privilegiare il periodo primaverile per poter eseguire un ciclo in autunno e quindi distanziarlo a 4-6 mesi per fare un recupero successivo. Le faccio un'ultima domanda. Se il paziente sta assumendo farmaci o sta eseguendo altre terapie, si sta sottoponendo ad altre terapie, le terapie previste a Castel San Pietro Terme sono in qualche modo controindicate o possono essere affiancate? Assolutamente possono essere affiancate, sono cure naturali, utilizziamo acque salso bromoiodiche o acque solfure che hanno proprietà specifiche sulle mucose respiratorie e quindi non c'è nessuna controindicazione di natura farmacologica, quindi si possono eseguire con tranquillità. Grazie alla dottoressa Riggio per essere stata con noi, per averci spiegato di che cosa si tratta per quanto riguarda questa patologia, la sordità rinogena, che crea non pochi problemi ma che può trovare anche delle cure significative alle Terme di Castel San Pietro. Grazie a voi per averci seguito, per essere stati con noi. Se l'argomento è stato di vostro interesse, naturalmente un like è sempre molto gradito, però potete anche iscrivervi al canale YouTube delle Terme di Castel San Pietro, cliccare sulla campanella in modo da essere avvisati ogni qualvolta ci sarà un nuovo argomento. Grazie.